cittadini americani non so, legano i giorni il New York Times o il Corriere o la Repubblica o il Fatto Quotidiano, cioè, insomma, non è che noi siamo tutti, noi per mestiere dobbiamo leggere tanti quotidiani al giorno, no? Ma se tu pensi che in Italia oltre il 70% dei cittadini decide per chi votare in base alle informazioni che vengono loro date dai telegiornali, voi avete capito tutto. Quindi vuol dire che la consapevolezza dei fatti che ci circondano e delle eventuali menzogne, truffe, corruzione, eccetera, eccetera, è una consapevolezza molto, molto bassa. Poi in Italia, che non è vero per gli Stati Uniti, ma in Italia il numero di abitanti del nostro paese che sono collegati con internet e che quindi hanno casomai la possibilità di trovare informazioni alternative o fonti di informazione diverse, non è ancora così alto, no? Credo che siamo solo più che abbiamo superato quel 50% più alto in America, però per quello che noi, se poi lo usare anche la tua, ma noi spesso discutendo tra colleghi, ci diciamo che la figura del giornalista non potrà mai sparire, no? Almeno quella del giornalista serio, anche se si parla sempre più del cosiddetto citizen journalism, no? Cioè il cittadino che diventa giornalista perché ormai con il cellulare può fare un filmato, una foto, può chiamare una redazione, può spedire subito anche le immagini qualsiasi redazione del pianeta, ma ci sarà sempre bisogno, quanto più girano informazioni diciamo dalla fonte poco certa, tanto più ci sarà bisogno di giornalisti bravi, seri, preparati che organizzino questa mole di informazioni. È chiaro che in questi ultimi anni, adesso dopo un po' di tempo, è vero che c'è una complicità tra politici e giornalisti per occupare il spazio del dibattito pubblico delle cose che non hanno prese. Allora, prendiamo l'esempio della vita privata del primo ministro italiano. In maniera concreta, questa cosa veramente, a parte il potere fuori, non è veramente un insulto di aver dato, usare il suo cervello per discutere di vicende delle. Allora, non sto dicendo che non è importante, ma è vero che noi siamo, il cittadino è confortato dal fatto che non può uscire di questa occupazione permanente del spazio di discussione di dibattito pubblico di cose che sono veramente totalmente fuori dai suoi. Sempre l'argomento fondamentale del Pax della guerra, che noi siamo entrati, noi occidentali, siamo entrati in un periodo dopo l'11 settembre, siamo entrati in un periodo dove tutta una parte del dibattito pubblico su la pace e la guerra era chiuso a prescindere, non si poteva dibattere delle cose di più, alla fine importanti. Una guerra, come abbiamo fatto, una guerra con gente, una guerra con il paese, una guerra che costa un'enorme quota di soldi, una guerra rovina anche l'economia del paese che lancia la guerra, essere benissimo in America, che non ha più il soffio per essere il motore del sviluppo economico mondiale. Quindi questi temi che sono complicatissimi, che sono pesanti, che hanno non vengono mai veramente dibattuti con un debattito.